Si è chiusa con la grande festa per i 50 anni di Lupo Alberto, celebrata alla presenza di Papà Silver, l'edizione 2024 di Lucca Collezionando, il festival dedicato al vintage pop ospitato negli spazi del polo fieristico. Dopo il boom di pubblico della giornata inaugurale, il flusso di visitatori è continuato copioso anche per quella conclusiva, con tanti appassionati e tante famiglie presenti. Lucca Collezionando dimostra tutta la sua maturità, è cresciuta come pubblico, è cresciuta come quantità di autori e grandi incontri, si è riflettuto sul mondo del fumetto, dai mestieri, dal vivere d'arte fino al giornalismo a fumetti. Una grande festa all'insegna della trasmissione delle passioni intergenerazionali in famiglia, dai nonni ai padri, dai padri ai propri bambini, per la costruzione di una coscienza e di una conoscenza del fumetto che ci proietti e ci porti poi verso le grandi mitologie contemporanee di Lucca Comics and Games. Tra gli eventi di maggior successo il dibattito Crimini tra il giallo e il nero con Carlo Lucarelli, la mostra dedicata alla maghetta anni 80 Sandy e quella degli anime a 45 giri, curata da Bigo con 163 dischi esposti.